Nella nostra puntata di Focus di oggi parleremo dell'arte nella arte terapia nella sanità, insomma un discorso molto interessante, lo faremo con i nostri ospiti, ve li presento subito. Alla mia sinistra il dottor Giovanni Piraccini, direttore dell'unità operativa servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Bufalini di Cesena. Alla sua sinistra Romina Floris, coordinatrice infermieristica del servizio psichiatrico sempre di diagnosi e cura dell'ospedale Bufalini di Cesena. Alla mia destra invece abbiamo Cinzia Lissi, gestalt counselor, che dopo ci spiegherà che cos'è, e arte terapeuta. E infine Alessandra Fantozzi, psicologa e arte terapeuta. Iniziamo intanto a parlare di arte terapia. Che cosa si intende per arte terapia? Allora, per arte terapia si intende tutte quelle forme artistiche che vanno dalla pittura alla musica, alla danza, al teatro. E quella parola terapia è un allungamento del benessere della persona. Quindi è una cosa che dovrebbe aiutare la persona a raggiungere questo benessere. Sì, sì. All'interno del reparto di psichiatrico dell'ospedale Bufalini è stato, diciamo, allestito un laboratorio d'arte, quindi è nata una collaborazione per creare questo laboratorio d'arte, per aiutare anche i malati psichiatrici. Come funziona questo laboratorio? Vengono individuate le persone che potrebbero trarre un qualche beneficio dal partecipare al laboratorio d'arte, che abbiano delle condizioni tali da non poter, questo è un evento relativamente improbabile ma comunque possibile, avere qualche disagio dall'essere sottoposti a quello che comunque è uno stimolo di performance, viene proposto loro di partecipare, tutti di norma viene accolta con entusiasmo quasi da tutti, e le persone che si sentono di partecipare a questa attività hanno libero accesso ovviamente negli spazi e nelle ore che noi dedichiamo. Quindi vengono seguiti questi pazienti in questo percorso terapeutico che, diciamo, che anche può essere definito un percorso non convenzionale anche di terapia? Ma in un reparto psichiatrico la tipologia di utenza si caratterizza tipicamente, anche se non è sempre così, per buone, spesso eccellenti condizioni fisiche e non sempre agevole capacità di condividere fino in fondo la necessità di ricovero. Una buona percentuale di questi casi è costituita da persone che si ricoverano dopo una negoziazione con il medico inviante, che sia il medico di famiglia o molto più spesso il medico psichiatra che li segue nel centro di salute mentale, che sono i medici che lavorano diretti verso il territorio, mentre noi siamo quelli che si occupano della fase del ricovero. Non sempre c'è una convinzione completa, anche se quasi sempre, molto spesso, c'è una accettazione di questa proposta. Passare, la nostra degenza media non è molto lunga, comunque diciamo 10-14 giorni in un reparto con tutti i limiti che ci sono in una vita di reparto, non avendo sempre delle possibilità di svago, di occupazione, di comunicazione, può diventare anche abbastanza pesante. Il laboratorio d'arte, unitamente ad altre attività che associamo a quelle che sono più squisitamente cliniche, dà in molti casi una buona mano a passare meglio il tempo da un lato e, cosa non assolutamente trascurabile, a facilitare l'espressività di persone che molto spesso a causa della loro patologia hanno un problema da questo punto di vista. Pittura, disegno, collage, che cosa fanno e come vengono indirizzati in questa terapia? Sì, gli utenti che sono all'interno dei reparti hanno a disposizione diversi strumenti, diverse tecniche artistiche che possono scegliere in base alla propria propensione.
Per cui noi diamo la possibilità sia di disegnare, di dipingere, di scrivere, di fare un collage ritagliando immagini, e questo viene scelto liberamente, quindi non siamo noi che diamo indicazioni dirette, quindi tu fai questo, fai quest'altro, ma mettiamo a disposizione tutta questa serie di materiali e la persona, in base a quello che sente più suo, più congeniale, a quel punto inizia il suo gesto artistico e prosegue seguendo la propria strada, senza nessun tipo di interferenza da parte nostra o indicazioni particolari. E come la vivono i pazienti questa esperienza? Questa esperienza diventa un canale comunicativo importante, al termine anche delle sedute o nei giorni successivi i pazienti attaccano proprio i loro disegni alle pareti, quindi diventa un modo anche un po' per raffigurarsi, o spesse volte rappresenta un dono all'unità operativa, al singolo operatore. Quindi è un'esperienza molto piacevole, questo abbiamo avuto la possibilità di monitorarlo nel tempo e lo facciamo tuttora, somministrando anche un test di gradimento al termine della seduta. Quindi direi che nel tempo ha consentito di rilevare una buona percezione anche della qualità del servizio. Spesse volte questa attività è stata menzionata negli elogi che sono pervenuti al reparto. Un'esperienza positiva che è dal 2009 che è partita e direi che molto gradita dai nostri utenti. Questa è una collaborazione che è nata con il reparto di servizio psichiatrico dell'ospedale Bufalini, ma collaborate anche con altri reparti? Sì, nasce questo progetto che è denominato Arte in Corsia. Nasce nel 2005 in pediatria, e per sfociare poi in hospice a Savignano, in psichiatria, in SPDC, sia a Cesena che a Forlì. Ci ha visto anche in un'esperienza in un preoperatorio pediatrico e in un reparto di geriatria acuti e lunga degenza, sempre dell'ospedale. Lei è Gestalt Counselor, sì. Che cos'è la Gestalt? Allora, la Gestalt è la psicologia della forma, mettere in forma ciò che uno sente. E queste due filosofie si sposano perfettamente, sia l'arte che la Gestalt, perché permettono di mettere in forma, quindi di dare una forma a ciò che uno sente dentro. Dottore, questo è anche un modo di comunicare, no? Quindi i suoi pazienti, dandogli un disegno, dandogli un foglio per poter fare un disegno, è anche una forma di comunicazione. Assolutamente sì. E devo dire che noi abbiamo molta attenzione, o cerchiamo di avere la massima attenzione possibile, alle capacità espressive, utilizzando e la capacità anche di performance, utilizzando tutta una serie di strumenti di valutazione standardizzati, che non sempre sono però sufficienti a dare poi un profilo di una persona nella sua interezza. Quindi al di là di misurare degli score di scale di valutazione di testa, valutare come questa persona, come diceva la dottoressa, dà una forma ai suoi vissuti e ai suoi percepiti, può diventare un indicatore anche non indiretto, a volte anche diretto, della sua modalità di relazionarsi, e può dare un aiuto quindi anche a stilare poi dei programmi personalizzati di assistenza e di cura della persona stessa. È importante secondo me sottolineare che la personalizzazione della cura è un concetto è sempre più emergente nella medicina in generale e per certi aspetti ancora di più nella psichiatria. Non esiste un problema, esiste un problema simile ad altri problemi, ma diverso da tutti gli altri problemi, che chiamano allo stesso modo in una persona che è diversa da tutte le altre persone. E questa è una delle ragioni per cui un intervento
standardizzato in persone apparentemente affette allo stesso tipo di problema ottiene risultati molto spesso molto diversi. È un po' quello che porta alcuni autori a ritenere che per certi aspetti la medicina sia ancora forse almeno in parte più un'arte che una scienza. Il 4 novembre proprio qua a Cesena si parlerà di questo argomento con un incontro pubblico. Sì, abbiamo voluto dare un segno importante non solo alla nostra attività ma anche all'arte terapia stessa, organizzando il primo convegno, un primo convegno di arte terapia in ambito sanitario il 4 di novembre. Chi saranno i relatori di questo convegno? I relatori saranno ovviamente l'SPDC di Cesena, importantissimi, che sono stati poi i fruitori che ci hanno permesso di portare avanti questo progetto in questi anni. E poi ci sarà la dottoressa Agostini dell'Università di Psicologia di Cesena, e una rappresentanza dell'Università Jean Monnet di Bruxelles, la dottoressa Carluccio, e la professoressa Dari, che è una professoressa ormai in pensione ma sempre attivissima, che è presidente di IRSEF, è un'associazione riconosciuta dal Ministero che si occupa anche di portare l'arte terapia in ambito educativo, formativo, scolastico, e poi ovviamente il dottor Flangini, che è collega arte terapeuta, anche là un dottore, e Alessandra Melotti, arte terapeuta, Raffaella Candoli. È aperta al pubblico l'incontro? Sì, assolutamente sì, certo. Dove si terrà, visto che già abbiamo già detto quasi tutto? Si terrà all'Abbazia del Monte. Abbiamo fatto questa scelta per scegliere un luogo nel cuore di Cesena. È una sala non molto grande, occupa solo 100 posti, ma per noi è importante partire da pochi. Vorrei vedere un libro che avete pubblicato che parla appunto di questa terapia, che è comunicare se stessi nell'arte, esperienza di arte emozionale nel reparto di psichiatria dell'ospedale Bufalini di Cesena. Quindi questo è un po' un resoconto di quello che è stato in questi anni. Sì, questo libro nasce proprio dal desiderio di voler raccogliere in forma scritta alcuni dei lavori più significativi che in questi anni sono emersi, per cui all'interno del libro ovviamente era importante creare una prima parte di introduzione per spiegare cos'è il progetto, per spiegare cos'è l'arte terapia emozionale, ma la parte importante di questo libro sono proprio i lavori degli utenti, quindi è bellissimo sfogliare il libro e guardare le immagini che ci sono, magari fermarsi anche a leggere quelli che sono i racconti, perché attraverso quelle immagini le persone hanno veramente raccontato un mondo, raccontando una storia, un'esperienza e un vissuto ricco e molto bello. Quindi voi avete associato i disegni a quella che è la storia del paziente? Sì, perché ogni volta che un utente crea la sua opera, e segue tutta una parte di verbalizzazione all'interno della quale è l'utente stesso che racconta quello che ha fatto, che interpreta e dà un significato all'opera che ha fatto, e nelle relazioni che segue ogni disegno c'è proprio questo, c'è il suo vissuto, c'è il suo racconto, c'è la sua interpretazione, quello che lui è. Come vengono accompagnati i pazienti in questo percorso che va dal disegno al racconto? Gli operatori dell'associazione entrano in reparto e dopo un breve confronto con gli operatori, con gli infermieri e gli OS che seguono questa attività, vengono invitati anche singolarmente alla partecipazione. E durante la settimana in realtà questa attività prosegue ogni giorno, nel senso che lasciamo a disposizione i colori, i fogli, e vedo che naturalmente i pazienti riempiono il vuoto di cui parlava prima il dottor Piracini, il vuoto che è un vuoto che è legato anche alla condizione psicopatologica, e questo vuoto viene utilizzato e riempito dai pazienti
disegnando e rappresentando un qualcosa. Questo progetto rientra in tutte quelle che sono state le attività di umanizzazione del reparto, quindi l'attività di arte, l'attività della conduzione di gruppi psico-educazionali. Quindi ci sono altri progetti simili? Sì, sì, proprio perché abbiamo la necessità e il paziente, in primis il paziente, che ci porta a evidenza questa richiesta di riempire, di partecipare a un aspetto di condivisione. E quindi oltre all'attività di arte abbiamo la conduzione di gruppi psicoeducazionali, e abbiamo una forte personalizzazione, abbiamo la presenza del servizio civile, tutto nella logica proprio di personalizzare l'assistenza. Dottore, lei ci stava raccontando prima dell'inizio della trasmissione che presto l'arte terapia sarà estesa anche ai pazienti con autismo. Questa è una mia idea, non vedo cosa possa ostare che si realizzi questa cosa. Stiamo perfezionando un progetto di percorso autismo nella nostra azienda che, ricordo, comprende tutte e tre le province, Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna, in cui implementare le capacità diagnostiche e non solo, anche quelle terapeutiche, e soprattutto offrire delle risposte differenziate, ovvero al maggior grado possibile tarate sui bisogni dei singoli utenti. Dire tarate sui bisogni, dire personalizzate sono sostanzialmente due concetti equivalenti. Per le peculiarità che ha almeno una parte di pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico, per le peculiarità delle loro modalità espressive e comunicative e delle difficoltà, soprattutto in questi settori, io credo che chi apparirà idoneo per poter effettuare questa esperienza potrebbe trarne un vantaggio con delle valenze terapeutiche ancor più specifiche, per come le vedo io. È una mia idea, il tempo ci dirà se sto vedendo giusto, però sono piuttosto convinto di questa cosa. Dottoressa, lei cosa ne pensa? Che si possa anche ampliare in questa direzione? Ma l'arte terapia può essere applicata in ogni spazio, con ogni tipo di utenza. Sicuramente in questo caso, come ha indicato il dottor Piraccini, sarebbe veramente ottimale, proprio in quelle forme in cui dove la parola non sempre ha un'affluenza tale di espressione, l'opera parla. Voi operate in diversi reparti dell'ospedale, nella fattispecie stiamo parlando di psichiatria, ma lavorate anche, non so, in pediatria. Quali altri reparti? I reparti in cui siamo attivi sono diversi, negli anni si sono anche evoluti. Siamo partiti da una pediatria e nella pediatria ovviamente qui di Cesena abbiamo un bacino di utenza che si caratterizza per bambini con patologie abbastanza lievi. E i bambini hanno dimostrato nel tempo di desiderare questo tipo di attività perché l'ospedalizzazione non sempre è facile, non sempre porta un vissuto emotivo facile da gestire, soprattutto per un bambino. Quindi avere la possibilità di esprimere quello che vive, quello che prova, attraverso un gesto artistico è qualcosa di prezioso per loro. E siamo attivi anche all'interno del reparto dell'Hospice di Savignano, è un reparto che si caratterizza per utenti completamente diversi, sia a una psichiatria sia a una pediatria. E quindi ogni volta che entriamo in un reparto dobbiamo calibrare quello che facciamo anche in base all'utenza. Quindi il progetto Arte in Corsia non è mai uguale a se stesso e non è mai uguale in tutti i reparti. Si modifica in funzione della persona che troviamo di fronte a noi. Come si svilupperà negli anni, secondo lei, questo progetto? Vediamo di guardare un attimo al futuro. Non è facile rispondere. Stavo pensando,
prima mentre parlava la dottoressa, è forse anche un po' un paradosso, o probabilmente non lo è affatto, il fatto che questa collaborazione nasce nell'SPDC di Cesena, che direi è uno di quelli a maggior attenzione agli aspetti tecnico-clinici. Abbiamo sempre moltissimo curato tutta una serie di dettagli che prevedono l'utilizzo di supporti diagnostici informatizzati, di testistica, di utilizzo del laboratorio per misurazione dei livelli plasmatici dei farmaci, quindi diciamo, e anche ad altri aspetti, che non lo stimolazione magnetica transcranica, che è una forma di terapia non farmacologica che può dare dei risultati molto interessanti nelle depressioni resistenti ed altre cose. Ma forse proprio per questa attenzione a questi aspetti medici ci siamo dovuti in anni rendere conto che la risposta ai problemi che presenta un soggetto, soprattutto affetto da certe particolari patologie che ne compromettono la capacità di espressione e comunicazione, non è soddisfacente o non è sempre soddisfacente e non quanto si vorrebbe che fosse. Fra l'altro il dibattito su quello che è l'esito in psichiatria è ancora molto acceso, l'esito clinico, l'esito funzionale, l'esito del miglioramento della qualità di vita. Quando le fazioni sono così abbastanza equamente distribuite e la posizione così forte per ciascuno che sostiene una delle tre ed altre che ci potrebbero essere, è molto probabile che la verità sia una sintesi di tutti questi aspetti. Allora, togliere completamente in una sorta di annichilimento farmacologico le manifestazioni psicotiche, un soggetto che poi per eccesso di trattamenti non riesce ad esprimere nessuna o pochissime capacità e potenzialità, non è certo la cosa giusta. Lasciarlo completamente in balia dei suoi problemi, neanche cercare una buona sintesi fra la risposta clinica, la tolleranza ai trattamenti, l'utilizzo di trattamenti non farmacologici, comunque l'affiancamento di interventi ben tollerati e il miglioramento della qualità di vita, penso che possano essere una sintesi importante. E questo percorso, comprensione del laboratorio d'arte, secondo me ha un futuro interessante, se non luminoso, ma sicuramente interessante. Visto che stiamo quasi arrivando alla fine della nostra trasmissione, le faccio la stessa domanda. Lei che futuro vorrebbe invece per questa arte terapia all'interno sempre del discorso sanitario? Ma io penso che negli anni di aver raggiunto veramente tanto, nel senso che per me l'arte terapia è vita ed è una vita quotidiana. Poterla portare in ogni reparto, in ogni luogo, sarebbe veramente importante. Permette alla persona di esprimersi anche dove la parola non arriva, soprattutto di esprimersi a livello emozionale, ciò che prova, ciò che sta vivendo. E questo, quello che ho raggiunto è che comunque l'azienda ha in qualche modo riconosciuto questa attività, ci ha permesso a me e alle mie volontarie di portare avanti in questi anni questo progetto, che per me ha un cuore e una nascita umanitaria. Poi il suo aspetto tecnico è importante, può essere di supporto, ma soprattutto per me è una forma di benessere che ogni persona può in qualche modo contattare. Quindi mi auguro che l'azienda possa in qualche modo permetterci di portare avanti questo progetto negli anni e, perché no, dare una forma anche un po' più improntata, un po' più strutturata. Certamente ci sarebbe tantissimo da dire su questo argomento, ma noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione.
Per quelli che vogliono o desiderano approfondire appunto l'arte terapia in sanità, il 4 novembre all'Abbazia del Monte a Cesena un incontro, è il primo convegno l'arte terapia nella sanità appunto, dalle 9 alle 17. Quindi esatto. Lì ci sarà anche l'opportunità magari di incontrare i protagonisti, di farle delle domande e appunto, come ho detto prima, di approfondire. Ringrazio i nostri Grazie. Ospiti per essere stati con noi, i nostri telespettatori per averci seguito. Vi do l'appuntamento alla prossima. Arrivederci a tutti.